dalla prossima amministrazione mi aspetterei un po' più di accorgimenti per quanto riguarda, e anche di sostegno per quanto riguarda la transizione nel mondo dei giovani dalla fase di studio a quella del lavoro. E quindi un sostegno anche alle imprese locali e alla possibilità di mettere a frutto quello che uno ha studiato fino a quel momento. In via Castelpucci mi piacerebbe che il comune si interessasse di fare la pista ciclabile che porta alla scuola superiore di magistratura, è l'ex ospedale neuropsichiatrico di Castelpulci. Dalla prossima amministrazione, dalla Scandicci Futura, mi aspetto che si occupi di arte e di cultura e che dia spazio ai giovani che abbiano progetti in ambito culturale, in ambito artistico ed educativo. La città è stupenda perché si sta muovendo e sta sempre migliorandosi. Si spera che chi sarà il nuovo sindaco prosegua la strada già intrapresa. Sinceramente, in questo comune io ci vivo bene, e con tutti i problemi e le buche, quelli ci sono dappertutto e chiaramente ci sono anche qui. L'unica roba è che vorrei, io sono pensionato, per fortuna sono arrivato a questo traguardo, però un impegno magari dell'amministrazione verso i giovani, che il lavoro scarseggia, vedo tutti questi ragazzi in situazioni un pochino disperate, e per tutte le aziende di questo comune che purtroppo hanno dovuto chiudere battenti, e sinceramente rimpiegarsi non è facile. Sarebbe opportuna una vicinanza da parte dell'amministrazione verso i cittadini che più ne hanno bisogno. Allora, un augurio che darò, che deve dare la nostra amministrazione per per i giovani e per tutti il lavoro e per la vivibilità di tutta la cittadinanza. Tante altre cose ci sarebbero da dire, ma la cosa è molto complessa, di conseguenza tenete presente di queste parole prime, che hanno un'importanza fondamentale. Per la prossima amministrazione vorrei che venisse data più attenzione alla vita dei giovani, che venisse riqualificata la biblioteca, gli impianti sportivi, che magari venisse ripresa in considerazione l'idea di avere una seconda piscina e sempre per quanto riguarda i giovani, di dare una possibilità comunicativa di lavoro. Come genitore, come presidente in realtà della scuola di Scandicci, posso solo augurare all'amministrazione futura, forse un dialogo propositivo e positivo su dei progetti inerenti all'andamento de delle nostre scuole. Allora, io chiederei un po' di spazio per i cani all'acciaiolo oppure allo spazio lì adiacente dove c'era prima il CNRA, che ci era stato promesso per ben 2 legislature, però non è stato fatto nulla. Spero che nella prossima amministrazione si possa avere questo spazio. Spero che queste, nuove amministrative con nuovi personaggi che riescano naturalmente a sollevare naturalmente il caso mio e il caso di tanti altri e risolvere questa situazione di questa disoccupazione. Dalla prossima amministrazione di Scandicci mi piacerebbe più sensibilità per i temi dell'ambiente e anche per i temi di noi giovani, che può essere semplicemente il lavoro o anche maggiore utilizzo e valorizzazione degli spazi dove possiamo stare tutti insieme e divertirci, e anche magari il fine settimana la tranvia aperta fino a orari più tardi, tipo l'una, le due, non potrebbe far male. Sono il padre di un ragazzo Down e inizierò ragionando su quelle che sono le esperienze nel momento in cui ci si trova dentro un'avventura come questa e dopo da adulti, quando la vita è passata in buona misura, ci si trova di fronte al problema del dopo di noi perché
i bambini restano i nostri sempre bambini, noi altri invece si cresce anche troppo fino ad arrivare al dubbio di quale sarà il nostro domani. Le infrastrutture, i comuni, le amministrazioni dovrebbero, a mio avviso, prendere a cuore questo problema e vedere di dare una risposta che è sicuramente la cartina di tornasole della maturità sociale di un paese. Grazie.